Questo è uno degli eventi importanti promozionali della Regione Piemonte, ma uno degli eventi di quelli che si chiamano grandi eventi della Regione Piemonte. A dimostrare il fatto che sia un grande evento, innanzitutto c'è l'aspetto logistico, anche organizzativo di competenze. Questo è un evento che la Regione Piemonte sostiene direttamente per il tramite della Presidenza e anche attraverso i suoi assessorati di riferimento, che sono l'assessorato al turismo e l'assessorato all'agricoltura. Ma soprattutto è un evento che è nato con il Presidente Ghigo, è stato portato avanti in 5 anni credendoci dalla Presidente Bresso e oggi viene inaugurato nella stagione del nuovo Presidente Roberto Cotta. Quindi un evento che tutte le amministrazioni che si sono succedute hanno voluto continuare a sostenere nonostante le varie difficoltà, proprio perché sono quegli eventi in cui il ritorno è molto maggiore dell'investimento. La testimonianza è questa rassegna stampa che prima esponeva il senatore Zanoletti. L'asta mondiale del tartufo innanzitutto è un format geniale, tant'è che i toscani hanno provato a rubarcela e ne fanno una anche loro, ma sono arrivati dopo sia nei tempi che nei modi. Non la fanno più. E quindi anche ecco la notizia del dottor Pace, che è il direttore dell'Enoteca, è che da quest'anno la Toscana ha abbandonato l'asta, mentre noi continuiamo a farla. Il format, dicevamo, è un format geniale perché mette in concorrenza il Castello di Grizzane, che è l'immagine del Piemonte, quindi il Castello del Piemonte, con il resto del mondo e quindi con una capitale del mondo che è Hong Kong. Anche nel rispetto di un particolare mondo che è quello dell'Oriente, che è quello a cui il nostro turismo inizia sempre di più a fare riferimento, perché poi i flussi turistici che noi registriamo sono flussi in continuo e costante aumento. Ma la cosa ancora più significativa e importante è che questo è un evento talmente curioso e negli anni l'Enoteca è riuscita sempre a rinnovarlo con i suoi personaggi, con i suoi ospiti, anche con i messaggi, che occupa sempre molto spazio nei media internazionali. E questa per noi è l'opportunità più grande, perché il valore fondamentale, qui è il motivo anche per cui tutto il settore della comunicazione della Regione Piemonte, io voglio ringraziare Beppe Cortese per avermi aiutato a sostenere questo tipo di iniziativa, perché il ritorno in termini di immagine è davvero un ritorno straordinario. E noi ormai, quando facciamo questi eventi, soprattutto quando arriviamo al tartufo, abbiamo innanzitutto necessità di continuare a comunicare che noi vendiamo attraverso i nostri prodotti il nostro territorio, che è il meccanismo di comunicazione vincente, ma soprattutto a continuare ad affermare che il Piemonte è la patria mondiale del tartufo bianco nel mondo, perché ormai pullulano a livello nazionale, a livello internazionale, le fiere del tartufo, gli eventi del tartufo, ma noi riusciamo a dimostrare ogni anno, sia sotto profilo qualitativo attraverso tutto il serio lavoro che il Centro Nazionale Studio sul Tartufo ha fatto, riusciamo a dimostrare che il tartufo bianco d'Alba, che è tutto il tartufo che si trova nel basso Piemonte, quindi che coinvolge le province di Cuneo e di Alto Alessandria, è il tartufo migliore del mondo.